Ciao a tutti! Oggi facciamo la crostata con le fragole. Vediamo insieme gli ingredienti che ci servono. Allora, ho preparato le fragole lavate e ci ho messo anche un goccio di vodka alla fragola. Si può anche usare del vino bianco se non si ha in casa la fragola. Poi, serve 200 g di farina bianca, 100 g di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e un uovo. Io uso questo qua di oca, potete usare anche quello di gallina se volete. E 100 g di burro. Iniziamo a fare la nostra crostata. Per prima cosa versiamo la farina in una ciotola. Prendiamo il burro. L'ho fatto ammorbidire prima a temperatura ambiente, sentite che è morbido. Adesso lo impastiamo con la farina, così lo schiacciamo bene, lo amalgamiamo alla farina. In questo modo facciamo la pasta frolla, che sarebbe la base della crostata. Allora, ecco, a questo punto aggiungiamo lo zucchero, 100 g di zucchero, mescoliamo, aggiungiamo un pizzico di sale, proprio un pizzico, mescoliamo, aggiungiamo mezza bustina, ma neanche mezza, un quarto di bustina di lievito per dolci, così a occhio pressa poco, così, un quarto. Mescoliamo bene tutto. E poi aggiungiamo l'uovo. Allora, prima rompo l'uovo qua per vedere com'è. Mescolo tutto. Dobbiamo fare una bella palla, così serve ancora un po' di farina perché si appiccica tantissimo alle mani. La palla la avvolgiamo nella carta, nella pellicola trasparente e la mettiamo in frigorifero per mezz'ora, per 30 minuti. Prepariamo la nostra teglia, la ungiamo bene con della margarina, è spolverata di farina. Questo sempre per fare in modo che poi una volta cotta si stacchi bene dalla teglia. Adesso la teglia è pronta. Ho tolto la nostra pasta frolla dal frigo. Ecco che è pronta. E ora la stendo nella teglia. Mi aiuto sempre con un pochino di farina sulle mani, poca, cerco anche di alzare un pochino i bordi perché poi metteremo la crema pasticcera e se alziamo bene i bordi non esce. La nostra pasta frolla è pronta per essere messa in forno.
La mettiamo in forno per 30 minuti, 180 ventilato. Ecco, dimenticavo una cosa. Prima di infornarla, la bucherelliamo leggermente con una forchetta, ma proprio leggermente, qualche buchetto per fare in modo che non lieviti troppo. Ecco, solo qualche buchetto, così. A dopo. Ora, intanto che la nostra crostata, la base della nostra crostata è in forno a cuocere, prepariamo la crema pasticcera che poi ci servirà. Allora, qua ho pesato 500 grammi di latte senza lattosio e lo metto a bollire. Poi, intanto che lo porto a ebollizione, prendo quattro tuorli di uova, poi 80 grammi di zucchero e mescolo per bene. E aggiungo anche una goccia di vaniglia liquida. Se non avete la vaniglia liquida, usate pure quella in polvere. Ecco, ora aggiungiamo 2 cucchiai di farina bianca e con lo stemperino la stemperiamo bene per non fare grumi. E adesso piano piano aggiungiamo il latte che ho portato a ebollizione e stemperiamo bene sempre per non fare grumi. Poco alla volta lo aggiungeremo tutto. Riaccendiamo il gas e mescoliamo continuamente a fiamma bassa per non bruciarla. La lasciamo bollire pian pianino per 2 o 3 minuti, sempre mescolando continuamente. Passati 2 o 3 minuti è pronta. Vediamo la nostra crostata se è pronta. Sì, è pronta. Ecco, sono trascorsi 30 minuti, la nostra base della crostata è pronta. Ecco, deve presentarsi bella dorata, non bruciata, ma bella dorata. No, ora la togliamo dalla teglia usando un piatto e vedete che è bella dorata anche sotto. Usando un altro piatto la capovolgiamo e la nostra base è pronta per essere farcita. E che profumo che si sente! Allora, prendiamo la nostra crema pasticcera e la versiamo sulla crostata.
così, venendo bene anche sui bordi. Ora la facciamo raffreddare e quando sarà raffreddata sistemiamo sopra le fragole. A dopo. Qua ho iniziato a farcire la torta, andiamo avanti bene, sistemiamo bene le fragoline, poi mettiamo anche delle fettine di banana. Sono proprio soddisfatta, la torta è pronta. Vediamo insieme il risultato. Ora la mettiamo in frigorifero per qualche ora e poi la gustiamo bella fresca. E sarà un successo. Ciao a tutti!